Questo programma è offerto da... Non posso andare in televisione in queste condizioni. Marco, aiutami tu. Ora sì che sono pronta. Grazie a Fumetti Air Fashion, in via Firenze 293, a Pescara. Va ora in onda il Maffa Show con Pippo Raudo. Perché il Maffa è uno stile di vita. Maffa Show. È dentro di noi. Show. Benvenuti, nuovo appuntamento della Maffa Show, il programma che vi porta sulle note del Cotechino d'Oro, il festival della canzone Maffa. Qualcuno ci ha scritto che non sa bene, non sa cosa, non sa chi siamo e non sa cosa facciamo. Le vostre domande sono le risposte del professor Julian Alvaro. A te, Julian. No, sono d'accordo con te, un attimo che ti devo lasciare perché c'è Pippo che mi chiama. Sì, te lo saluto, come no. Ciao Pippo e ciao telespettatori del Maffa Show. Dunque, non ci siamo, ve lo dico subito, sono stato rinondato di nuovo delle vostre mail, a me sempre gradite, perché non dite che non sono stato molto esplicativo nella spiegazione del termine maffo della scorsa settimana. Bene, allora... Ricominciamo e affrontiamo il discorso nello specifico, portando degli esempi, vediamo se riusciamo a illuminare le vostre menti. Innanzitutto il termine ha sempre una duplice valenza, una storica e una nostalgica. Il soggetto a cui si riferisce quindi non deve essere frutto della fantasia o dell'immaginazione, ma deve essere storicamente esistito come fenomeno effimero, transitorio, in maniera che si possa così ricordare, si possa riportare alla memoria. Il processo rievocativo poi deve essere accompagnato da ironia, senso di appartenenza al soggetto, del ricordo di un tempo limitato per evitare di creare comunque un falso storico o qualcosa del genere. È chiaro che il termine maffo avrà diverse accezioni a seconda dell'età, del luogo geografico, dell'educazione e delle tradizioni personali. Entriamo appunto nel dettaglio e vediamo quali possono essere degli esempi. Ad esempio, il Dalek... Chi non ricorda il famoso Dalek, il ghiacciolo con un tenero cuore alla fragola ricoperto da un freddo cuscio al mirtillo? Il Dalek è maffo, il Lemonissimo no, perché ancora esiste, ancora possiamo trovarlo nelle nostre gelaterie preferite, quindi ancora non si è storicizzato. Gli Europe sono maffi, non gli Iron Maiden, perché gli Iron Maiden chiaramente puntavano tutto sul virtuosismo tecnico, sulla bravura. Memore Migi è maffo, non Johnny Dorelli, perché comunque Johnny Dorelli non è stato mai dimenticato in generale, la sua faccia è ancora presente in televisione. Falco è maffo, non John Lennon, perché ormai è un mito un po' per tutti. Barba Papà è maffo, anche se è tornato un po' di moda, devo dire, qui abbiamo un esempio. Barba Papà è maffo, non Kenny il Guerriero, perché Kenny il Guerriero è un po' di cattivo gusto, diciamolo. Valderrama è maffo, non Maradona, perché è una leggenda dello sport. Il Mangiadischi è maffo, non Lifai, perché non effimero, ancora esistente. Spero con questi esempi di avervi chiarito, spero di ricevere vostre mail di gratitudine e comunque ci vediamo la settimana prossima. Pippo, la linea a te e alla splendida Katia e ai vostri fantastici ospiti. Un saluto dal professor Giuliano Alvaro. Sempre preciso e sempre illuminante il nostro... Scrivete info@impredalpanico.com e avrete tutte le risposte al Cotechino d'Oro. Potete partecipare anche voi. Ma non sono solo, sono sempre in compagnia di una splendida donna che scende da quella scala e più tardi ci porterà anche un gradito ospite. Con voi, per noi, per tutti quanti, Katia Bengala! Grazie!
Grazie, buonasera, bentornati anche quest'oggi qui su Rete 8, bentornati qui nella nostra nuova location, caro Pippo, e io sono veramente molto eccitata questa sera. Vedo dall'abbigliamento che è qui. Sì. È perché ci aspetta un grande ospite. Un gradito ospite dalla voce profonda come il mare, per questo abbiamo scelto il blu. Caro Pippo, quest'oggi io ti ho portato la voce di Rupert Everett e di Kevin Spacey. Ah, un grande doppiatore. Certo, naturalmente. Allora è Christian Lianzante con noi. Ma cosa dici, Pippo? No, Christian lo avremo nelle prossime puntate. Questa sera ho portato per voi veramente un grande, un grandissimo abruzzese, famoso ovviamente molto al di là dei confini dell'Abruzzo. È con noi Roberto Pedicini. Vieni, mettiti in mezzo, vai. Incantato. Buonasera Roberto. Buonasera. Allora, prima di metterci comodi, noi mandiamo un attimo la linea alla regia e torniamo subito. Non ci lasciate. Ciao. Pedicini seduto su questa poltrona. Io sono un po' in imbarazzo, devo dire la verità, perché continuo a pensare alla dizione mentre ti ho qui vicino, temo di fare qualche errore. Mi piace la tua vezzosità. Grazie. Non ho visto ancora nulla. Io sto per svenire. A vedere ho visto, devo dire la verità, a sentire ancora. Bene, io sto per svenire perché insomma con questa voce. Guarda che non c'è nessun problema, anche perché Roberto, se non sbaglio, ha una scuola di doppiaggio, quindi vai a scuola di doppiaggio, risolvi tutti. Posso andare? Ma certo. Roberto, mi vuoi? Tesoro, se ci vuoi venire a trovare, portare dei caffè. No, sto scherzando. Cioè, se vuoi venirci a trovare, molto volentieri. Bene. Io e Christian saremo molto felici di accoglierti. Chi è Christian? Mio socio, naturalmente. Ho capito. Altro insegnante insieme a me. In realtà l'aspetto artistico siamo noi, l'aspetto commerciale non te lo voglio neanche dire perché tanto non serve. Scherzo, siamo insieme anche a Walter Bucciarelli e ad Elia Iezzi qui nel contesto abruzzese, poi insieme fuori, insomma, siamo noi, come ci amiamo definire, noi siamo siamo i Nubi, che è un conio abruzzese che abbiamo portato anche all'estero, cioè come i Pooh hanno questo nome così contratto, noi ci chiameremo i Nudu, no? I Nudu, i Pooh, è un po' un'altra cosa. Viene da Nudu. Ma però l'abbiamo italianizzata nel senso dei Nudu. Sì, è molto carino, sembra un po' cinese, Noodles. Un po' cinese, sì, Nudu. Ma quindi la domanda te la posso fare adesso? Puoi farla. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del segno del... Io sono il segno del Capricorno. Ah, che vedevo delle corna. Quindi tra un po' sarà il tuo compleanno, credo. Certo, fra poco, un mesetto, 18 gennaio. Vogliamo dirlo che stiamo parlando di una scuola di doppiaggio che è a Pescara e si chiama Accademia del Doppiaggio, ed è una cosa che, diciamo, nasce da una cena che facemmo io e Christian in un locale qui di Corso Mantonea a Pescara tanti anni fa, ormai quasi 10 anni fa. E devo dirvi che è stata un'esperienza particolare, perché adesso, a parte gli scherzi, credo che la cosa più divertente, più bella di questa esperienza dell'insegnamento è anche il fatto di riuscire in qualche modo a trasmettere a delle persone che hanno il tuo stesso amore, la tua stessa passione per la professione che fai, e di trasmettere quella che è la tua esperienza, quello che è il tuo sapere. È un po' una tradizione orale, cioè in realtà abbiamo capito e scoperto che non si nasce insegnanti, ma lo si diventa. L'insegnante deve avere delle caratteristiche. Infatti non amiamo chiamarci insegnanti, ma forse io perlomeno amo chiamarmi istruttore di volo, nel senso che siccome questo è un lavoro che ti porta veramente a volare con la fantasia, a volare con i tuoi sentimenti, le tue emozioni, amiamo contattare questi aspetti importanti della recitazione. La recitazione, io faccio purtroppo degli esempi anche drammatici, ma che sono, credo, molto calzanti. Sì.
Purtroppo credo che tra i più grandi attori che attualmente abbiamo in Italia c'è il signor Misseri, per esempio, e Anna Maria Franzoni. Cioè, nel senso, sconvolgente, mettiamo un punto, sconvolgente questa dichiarazione. Lo è, proprio questo è per farvi capire che normalmente attori in realtà lo si nasce. Cioè, cosa noi, queste persone, hanno fino ad ora non fatto comprendere ai loro imprenditori, ai loro giornalisti, criminologi che l'hanno interrogati, psicologi, analisti, qualunque persona, pubblici ministeri, avvocati, nessuno ha compreso qual è la verità. Quindi un attore cosa fa? Trasmette un'emozione finta del momento della sua rappresentazione, che è cinematografica, televisiva, teatrale, trasmettendo una cosa che non è vera in quel momento, ma che deve sembrare vera a chi l'ascolta o chi la vede. Io direi una riflessione proprio così chiosata alla perfezione. Ascolta, Roberto, io intanto volevo chiederti una cosa, ma come hai iniziato a fare il doppiatore? Certo, non è un mestiere che si inizia così, voglio fare da grande il meccanico, voglio fare l'attore anche. L'ho detto prima. Il doppiatore. Nessuno nasce imparato. Allora, ma te lo questo imparano? Non l'ho detto. Ah, sì, no, in realtà credo che le cose ci appartengano, fanno parte di noi, fanno parte del nostro gusto, della nostra... Se ognuno di noi seguisse quello che sente di saper fare naturalmente, forse sarebbe la cosa più bella che noi potremmo fare. Cioè, ognuno di noi sarebbe occupato nelle cose che ama. Io amavo usare la voce, mi piaceva cantare, ho cantato pure nella metropolitana di Parigi e ci ho vissuto 2 settimane con i soldi. Hai cantato? Che ci dà. Sì, hai mi piace cantato. Molto cantare. Quindi cantavo anche meglio. Vabbè, quelli no. che cantano al nostro. Un attimo, io mentre riflettiamo un attimo su questa cosa della canzone, vorrei farti vedere delle persone che sicuramente sanno cantare meno di te e hanno meno talento di te. Magari ci abbiamo sempre. Perché abbiamo la nostra Divina che ci aspetta dall'altra parte, che ha per noi riservato delle chicche eccezionali. Dai. Divina, l'abbiamo, ci sei? Divina? Ciao Pippo, ciao Katia, bentornati anche questa settimana nell'atelier un po' barocco, molto molto baracca, della Divina. Vedo che ospite decisamente interessante, ragazzi. A saperlo avrei messo qualcosa di forse un po' più sobrio, ma non mi avvertite mai. Ma parliamo di altre cose interessanti. Anche questa settimana la Divina è andata alla ricerca negli archivi di PHTV e abbiamo trovato un altro provino decisamente molto molto interessante. Parliamo dei Boney M con Dead It Cool. La performance decisamente simpatica è piena anche di cose decisamente interessanti, come per esempio una ballerina, perché quella povera ragazza ha avuto una parrucca che è andata un po' per i fatti suoi. Bella mia, passa dalla Divina che magari te lo insegno come si indossa una parrucca. E poi c'è da dire anche un'altra cosa. In questo video abbiamo una special guest. Sì ragazzi, una grande sorpresa. Nel video, tra le ballerine, possiamo notare una giovanissima Mara Maionchi, prima ancora di arrivare a X Factor. E quindi, ecco a voi, ragazzi e ragazzi, signore e signore, Boney M con Dead It Cool. Non serve. E siete? I Boney M. Cioè, Boney a che? Lui è M, noi siamo le Bone. Però, ho capito. Vabbè, cosa ci cantate? Dead It Cool. Possiamo partire con la base? Let's go. She's crazy like a bull, but it's daddy cool. Molto stadio questa cosa. Mortacci tua. Lo spurzo tu ha perso pure la testa. Crazy like a bull. Papà c'è di cool. Crazy like a bull. Papà c'è di cool. Daddy. No, ci stanno. Daddy cool. Daddy cool.
Katia, di qualcosa. Io non so quale gusto ci proviate a dare scempio di voi in questo modo.